Buongiorno, nuovo vlog. Oggi è sabato, primo pomeriggio, sono quasi le 2. Qui sta per venire giù il diluvio universale, ma anche ieri ha già dato. Ma anche oggi, turbine e tempeste, c'è un vento da paura, quindi ci aspettiamo anche la grandine. Nel frattempo, vi faccio vedere cosa ha comprato Ricky da Eurospin, perché oggi avremo ospiti, ospiti. Quindi vi faccio vedere un po' cosa ha preso. Una testa. Allora, patatine alla paprika. Poi ha preso questo snack mix. Poi, vabbè, c'è anche altro, pomodori. Wow, ce n'è un sacco in questo pacchetto qua. C'è addirittura un pomodoro volante, va bene. Comunque, i soliti di cui vi parlo sempre, i miei preferiti. Poi ricotta, ciao amore, ricotta, poi olio extravergine di oliva, poi due confezioni di questo pollo che è sempre il nostro preferito, le finissime, 1,94 euro questa e 2,22 euro quest'altra erano in offerta. Che poi non so se sono le solite che prendo io, quelle che prendo io sono le sottilissime, quindi boh. Quelle erano le sottilissime. Sì, finissime. Boh. Finissime, sottilissime. Vabbè, non lo so se sono sempre quelle, comunque va bene. Ah Poi sì. pan grattato che avevo finito, Coca-Cola, due confezioni perché appunto oggi festeggeremo con altri parenti il compleannino di Fede, quindi faremo una mini mini festicciola. Due Coca-Cole, la gazzosa, poi aranciata e poi in quest'altra busta qui abbiamo le patatine classiche, le sottilette di formaggio, poi vabbè abbiamo preso un po' di scorta di pane, questo qua americano, ce n'è già uno anche già aperto. Vendi dopo di finito. L'altro pacchettino di patatine alla paprika, le patatine queste qua un po' più leggerine, diciamo, quelle bianche. Poi un pacco di zucchero bianco, i limoni, olio per friggere ai semi di arachidi. Due pacchettini di pomodori, sono felice. Un altro pacchettino di a 32 anni si è felici per poco, per un'offerta di pannolini e per un pacco di pomodori concentrati. Poi uova come se non ci fosse un domani, due passate di queste qua di pomodoro dell'Eurospin e i succhi alla banana e mela. E direi che abbiamo finito. E poi come tortina andrò a mettergli la candelina dell'altra volta sopra, quella con il 7. Abbiamo preso questa che è la sua preferita, una delle sue preferite della Mulino Bianco, questa qua la variegata. Se non l'avete provata, provatela, è buonissima. Eccoci! Sì, salto mega mega temporale, sto mangiucchiando qualche briciolina di patatina. Fuori è bruttissimo tempo. Secondo me viene di nuovo giù il mondo. Scusate i rumori, ma Ricky sta facendo la barba e i capelli con la macchinetta. Sta facendo giocare Ricky, Fede. Quindi praticamente la barba gliela sta facendo Fede. Cosa succederà? Lo vediamo. Cosa non si fa per i bambini? In ginocchio. La traversa del cane è pulita, se vi interessa. Rendiamoci conto. Ed ecco a voi il risultato. Wow, che lavorone, Fede! Che lavoro, mamma Ma vecchia! Ah, se, no, guarda, io lascerei così perché io lascio così. stai davvero bene, Adesso guarda. la taglio bene bene, la parte, con la lametta e rimango così. Boh, a posto. Andate. Capelli? Bravissimo. Ma guarda, lascia così Vai sui capelli, vai! Allora, mentre aspetto che si fa la pasta,
mega salto temporale, ma ormai ci siete strabituate perché io sono un po' pasticciona, però abbiamo appunto visto parenti, quindi non sono stata a vlogarmi, sono goduta il pomeriggio con Fede, Ale, insomma, con tutti quanti. E mi è arrivato un pacchettino. Mi è arrivato un pacchettino nei giorni scorsi di Sbabam, che saluto e ringrazio, che mi hanno appunto spedito questi qui, che sono i dominatori dei tropici, che potete trovare in edicola. E sono, aspettate che ve lo dico, brillano al buio. C'è scritto visto in TV, quindi probabilmente c'è anche la pubblicità in TV e costano 3,50 euro. Li trovate già in edicola, quindi li apro velocemente con voi, giusto per farveli vedere, per curiosare. Bellissimi, sono super soffici e mi pare, sì, anche in questa edizione qui, Dominatore dei Tropici, c'è la rivistina, quella che io adoro tanto. Tra l'altro c'è il pesce pagliaccio e il pesce come Dory, proprio del film, sono proprio loro, sono uguali. E dentro appunto ci sono i soliti giochini, delle curiosità, quindi ci sono alcune curiosità su dei pesci marini, queste cose qui. Quindi in questo pacchettino qua ho trovato questo, ma è bellissimo, cioè è veramente ben fatto, super super sofficioso. E questo qui, non so se c'è il bigliettino all'interno con... Sì, c'è sempre, ma in effetti Sbabam li mette sempre. E questa qui è la manta. Quindi può servire anche ai bambini per imparare un po' a conoscere gli animali dei tropici. Poi apriamo un'altra busta. No, questo è spettacolare. Cioè, guardate che bello. Ma poi è morbidissimo, cioè fa anche da antistress perché ha tipo delle pietroline all'interno. Troppo caruccio, ma che carino, guardate la... Bellissimo, ma è troppo simpatico, che carino, che sto sclerando. Poi andiamo avanti perché sto veramente perdendo la testa per questi pesciolini. Ah, tra l'altro volevo dirvi il nome di quello che è un pesce Zanclus, che anche questo, tra l'altro, essendo pesci tropicali, ci sono tutti nel film di Alla ricerca di Nemo, insomma, avete capito. Bellissimo anche questo, guardate, anche questo è super super squiscioso e super rilassante, tra l'altro, e brillano al buio. Penso debbano prendere un po' di luce prima di brillare al buio, magari, visto che sono stati dentro un sacchetto, però sono veramente, veramente sofficissimi. Non avete idea di quanto sono soffici. Questo qui è il pesce pipistrello. Poi, in quest'altro pacchettino, il penultimo pacchettino, c'è l'apertura che non trovo. Aspettate perché sono un po'... Eccola qua. Ok. In questo qui c'è questo pesciolone giallo con la faccia un po' annoiata o barra sonnata. Scusate un po' le luci, ma sono riuscita a fare il vlog solo adesso che è un po' buio fuori perché è bruttissimo tempo. E sta per venire giù di nuovo il diluvio, nonostante sia da ieri che va avanti. Questo pesciolone qui si chiama pesce balestra titano. Cambia colore al sole. Ah, ok, ognuno ha la sua caratteristica, cioè se fa un qualcosa c'è scritto sulla copertina. Infatti negli altri non c'era scritto nulla, in questo qui c'è scritto che cambia, vedete nel cerchiolino, cambia colore al sole. Questo qua sicuramente Fede lo proverà e magari in qualche vlog vi farò vedere. Ultimo ma non meno importante pesciolone che brilla al buio. Spettacolare questo quando lo vede Fede. Oddio, inquietante. È realmente inquietante, fatto benissimo. Vi aspetto al varco.
dopo questo momento di demenza, eccole qua. Questo è il pesce, la murena gialla, e brilla al buio. Io sono curiosissima. Effettivamente brilla, però non riesco a mostrarlo in questo momento. No, spettacolare anche questo. Sono un po' bimba. Comunque, questi sono tutti i pescioloni che ho trovato, tutti molto molto carini. Mi dispiace un po' di non aver trovato il pesce pagliaccio, perché mi sta tanto tanto simpatica, oppure il pesce che rappresenterebbe Dory, che è qui, perché mi stanno simpatici entrambi i personaggi di quel film. Però magari io andrò in edicola e proverò con qualche altra bustina, sperando di essere fortunata. E niente, questi sono quelli che ho trovato. Ringrazio ancora Sbabam e mando un bacio. Ho messo appunto questa parte nel vlog perché avevo pochi pacchettini da aprire e quindi ho, diciamo, racchiuso in un vlog. Qua ci sono le altre rivistine che sicuramente Federico terrà per farci i giochini all'interno. E niente, io adesso ho messo sull'acqua per la pasta e tra un po' si cena. Ragazze, con la faccia sfatta vi do la buonanotte, sono cotta ed è 1:30. Questa è Nala che borbotta perché sto parlando, lei sta dormendo, quindi non bisogna disturbarla. E qui ci sono i panini, ho fatto i panini per Riccardo per domani perché lavorerà tutto il giorno. E niente, io vi mando un grande bacio. Ci vediamo prestissimo con nuovi vlog e se vi va lasciate un like se i miei vlog vi piacciono, se volete vederne altri, e ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi nessun video.